Cos'è successo tra Matteo Ranieri e Luca Salatino dopo Uomini e Donne? Questa è la domanda che molti telespettatori del programma di Maria De Filippi si sono posti in questi ultimi mesi. In particolare da quando il secondo è entrato nella casa del Grande Fratello VIP 7. Quando stavano seduti sull'ambito trono del celebre dating show del pomeriggio di Canale 5, avevano colpito il pubblico con la loro profonda amicizia. Più volte Maria aveva fatto notare, durante la passata edizione, il loro rapporto di complicità e bene reciproco. Il primo a scegliere era stato Matteo, il quale aveva lasciato il programma con Valeria Cardone. L'ex tronista è stato seguito da Luca, che ha scelto Soraya Ceruti sui social network. Successivamente, Ranieri e Salatino hanno condiviso questa estate foto e video che li ritrae, ma ecco che a un certo punto nessuno dei due ha più condiviso momenti di vita insieme. Non solo. Matteo è rimasto in silenzio quando Luca ha iniziato la sua esperienza nel reality show di Alfonso Signorini. Molti si aspettavano un messaggio pubblico da parte di Ranieri, che non è mai. A metà novembre ecco che è uscita un'intervista su Mondo TV 24, in cui Matteo ha deciso di rompere il silenzio. Ranieri non ha nascosto che tra loro c'è stato un litigio, di cui ha preferito non rivelare i dettagli. Non solo. Si è anche detto certo del fatto che la loro amicizia non fosse finita. Oggi c'è ancora tanta curiosità da parte dei telespettatori su cos'è successo e su cosa sta accadendo tra loro ora che Salatino ha abbandonato il GF VIP 6. A riportare l'attenzione su questi dubbi riguardanti i due ex tronisti di UED ci ha pensato nelle ultime ore di Yanira Marzano. In particolare, ha fatto notare che Salatino non nomina Matteo da molto tempo. A questo punto, all'influencer ha deciso di condividere un'indiscrezione. Un utente ha raccontato a Deianira una versione che va presa con le pinze, in quanto si tratta per il momento solo di una voce. Thank you.
We'll be right back.